Ciao, continuiamo con l'esplorazione a grandi linee delle caratteristiche principali degli oggetti Grease Pencil in Blender. Abbiamo dato un'occhiata ai layer, abbiamo dato un'occhiata ai materiali, sempre molto velocemente, però voglio fare questa panoramica su varie caratteristiche che ci sono. Andiamo adesso a vedere cosa significa questo menu che si trova qua sotto e che ha queste due opzioni. Sotto Stroke Depth 2D Layers o 3D Location. È un po' persa come opzione, ma in realtà è importante. Allora, abbiamo notato che esistono i layer e se ricordate cosa succede in un normale programma di grafica, i layer di solito hanno una certa precedenza. Quindi i layer che si trovano sopra coprono quello che si trova sotto. Infatti, anche in Blender succede esattamente la stessa cosa. Con queste due freccette posso spostare il layer in su e in giù. Quindi, per esempio, il livello Lines che ora si trova sopra, se premo la freccia in giù, viene portato in giù e adesso si trova sotto. E quindi notate anche che nel disegno cosa è successo? È successo che Fills, siccome è sopra, copre Lines. Se Lines lo riporto su, ecco che di nuovo Lines copre Fills. Quindi questo comportamento significa che gli oggetti che vedo in Grease Pencil non si sovrappongono uno con l'altro, i segni, gli stroke, sulla base della loro posizione nello spazio, ma lo fanno sulla base dei layer. Quindi, per capirlo meglio, posso andare in Edit Mode e selezionare alcune parti del disegno, come abbiamo già fatto, anzi mi metto in modalità stroke così. Sono sicuro. Sto usando CTRL, tasto destro, col quale posso tracciare delle linee attorno agli oggetti e selezionarli, diciamo, con una selezione a razzo. Guardate, adesso ho spostato qui, un po' più avanti, quindi nello spazio 3D, questi occhi. Quando mi giro dall'altro lato, mi aspetterei che gli occhi venissero coperti. Dalla testa, perché sono qui, sono davanti in un contesto tridimensionale normale, girando dall'altra parte dovrebbero scomparire. Invece noto come se la testa fosse trasparente. Questo comportamento è dato dal fatto che il livello linee si trova comunque sopra al livello fills. Se io appunto l'inverto, come abbiamo fatto un attimo fa, adesso il livello fills si trova sopra al livello linee sempre. Quindi anche in questo caso non importa da dove guardi la mia scena, ma il livello fills sarà sempre sovrapposto al livello lines. Invece, in genere, in uno spazio 3D, vorrei che gli oggetti si comportassero magari come in uno spazio tridimensionale effettivo. E a quello serve questa opzione qua giù. Quindi adesso Stroke Depth, allargo un po', Stroke Depth Order è 2D Layers. Ma se io scegliessi 3D Location, adesso la sovrapposizione tra gli oggetti, se li vedo o no, sarà determinata dalla loro posizione nello spazio e quindi correttamente, quando vado dietro, non li vedo più. Però nello stesso tempo sono apparsi tutti questi errori, o comunque insomma questi difetti grafici. Cosa sono? Si tratta di difetti grafici dovuti a elementi che si trovano esattamente nello stesso spazio, nello stesso luogo. Quindi, se io adesso vado in Edit Mode e seleziono per esempio questo, il cerchietto al centro dell'occhio, fa questo difetto perché si trova esattamente nello stesso posto, del bianco dell'occhio. Se io con la G lo sposto un po' in fuori, ecco che smette di avere questo comportamento. Quindi, se lo seleziono e lo sposto più in fuori, ecco qua. Stessa cosa vale per il bordo, per esempio, questo qui, vedete, è un segno che se si trova esattamente nello stesso posto degli altri, Blender non sa bene cosa fare e quindi se invece lo aiuto spostandolo leggermente avanti e indietro, quindi per esempio il bianco dell'occhio lo metto un po' più indietro, ecco che l'occhio ritorna a funzionare, diciamo, normalmente perché non sono più esattamente sovrapposti, generando questi difetti di visualizzazione, ma sono in posizioni spaziali ben definite. Quindi il vantaggio di 3D Location è che il comportamento è simile a quello di un oggetto 3D, e quindi prevedibile, diciamo.
Il vantaggio di 2D layers è che non mi devo preoccupare di nessun tipo di sovrapposizione perché il comportamento delle sovrapposizioni è simile a quello di un programma bidimensionale nel quale chi sta sopra e chi sta sotto lo decido con i layer e non con la posizione nello spazio. È una distinzione piuttosto importante perché ci saranno dei disegni nei quali voi volete che abbia senso la posizione nello spazio e allora sceglierete 3D location perché metterete i segni in posizioni spaziali diverse che vi interessa che si sovrappongano rispetto a quello. In altre occasioni invece preferirete 2D layers perché volete controllare la sovrapposizione attraverso questo e quindi con un approccio più di tipo 2D. Grazie e alla prossima!